profumo di festa. Apro la mia finestra e sento la gente passare. Cose buone da mangiare. Mi tuffo dentro ai vestiti, goloso di sapori squisiti. Siamo della stessa razza. Togliamoci la corazza. La domenica in pazza, lo dai tutti in piazza. Art on Gesso, l'arte nel cartongesso. Siamo specializzati nell'utilizzo del cartongesso per valorizzare interni ed esterni, con cura e materiali di alta qualità, finiture di prestigio e raffinata modernità. All'interno del centro commerciale Emilia Est 2000, in via Pasini 1/8, trovi il Conad Colorno. Proponiamo quotidianamente freschezza e qualità, con cortesia e un sorriso. Conad, persone oltre le cose. A Colorno, provincia di Parma, Euroverniciatura SRL. Verniciature industriali, finiture di interni ed esterni, con qualità e stile che ci contraddistingue da 20 anni. Non esitare a contattarci, visita il nostro sito. A San Polo di Torrile, farmacia Cordero. Eseguiamo prenotazioni CUP, ECG, Holter cardiopressorio, analisi di prima istanza, tamponi rapidi, foratura dei lobi, attivazione speed. Troverete professionalità, disponibilità e cortesia. Rieti SRL, a Parma e provincia. Si occupa di tinteggiatura, opera di cartongesso, controsoffitti, isolamento acustico, pareti e divisorie. Inoltre, ristrutturazione appartamenti con il servizio chiavi in mano. Trattamento antimuffa. Contattaci. Per qualsiasi esigenza, in fatto di servizi funebri e di organizzazione, rivolgiti alle Onoranze Funebri Cavalier Alberto Rossi. Ci trovi nelle sedi di Colorno o nell'agenzia di San Genesio Bocchi Rossi a Brescello. Studio dentistico Elezi, un pool di giovani professionisti da oltre 10 anni, garantisce l'eccellenza in tutte le branche dell'odontoiatria, dalle cure ai più piccoli alle protesi e implantologia per i più grandi. A Colorno, pasticceria gastronomia Tedoldi, pasticceria di produzione propria, bar, birreria e nelle serate del fine settimana, eventi con musica dal vivo o DJ. Veniteci a trovare. Eccoci qua, appuntamento tutti in piazza, siamo sempre in movimento come quest'oggi in provincia di Parma, esattamente a Colorno, in una location meravigliosa come appunto il Giardino della Reggia di Colorno, all'interno del quale c'è Nel Segno del Giglio, appuntamento importante per chi ama il verde e non solo, perché dopo 2 anni di pandemia, ragazzi, quest'anno veramente un'affluenza di gente esorbitante, gente che arriva da qualsiasi angolo dell'Italia, questa dimostrazione del fatto che questa manifestazione, che è giunta al 28° anno, ha come sempre riscosso grande interesse, ma andiamo a sviscerarla meglio insieme. Allora, siamo insieme a Danilo, ciao Danilo. Ciao, ciao Luca. Sempre un grande organizzatore anche in questo evento, Nel Segno del Giglio, diciamo che hai avuto veramente in pompa magna soddisfazioni enormi, tanto consenso di gente, addirittura persone che vengono da qualsiasi parte dell'Italia. Sì, è vero, hai ragione Luca. Tanto grazie a te per il tuo intervento, e ogni tanto ci incontriamo ed è sempre un piacere. E sì, arrivano un po' da tutta Italia, arrivano dalla Sicilia, soprattutto espositori, Sicilia, Sardegna, dalla Francia, dalla Slovenia, e loro hanno clienti in tutta Italia, ci seguono, perché comunque questa è una fiera che facciamo da 30 anni, questo è il 30° anniversario, è il 28esimo, la 28esima edizione, perché comunque con 2 anni di stop di Covid abbiamo fatto 2 edizioni in meno, ma è il 30esimo compleanno, 1993-2023, quindi sono 30 anni di sacrifici, 30 anni di storia, ci sta dando soddisfazione, ci ha dato tanti risultati, e poi vedete la Reggia, vedete questo splendido scenario che non dico che sia facile e semplice fare le cose qui, però è un grande aiuto. Diciamo che aiuta tanto la Reggia a unire questo profumo di primavera con tutto il verde che si può respirare all'interno, certo, della struttura. È proprio così. Quest'anno tra l'altro abbiamo fatto anche una convenzione, ci siamo uniti anche alla Reggia, proprio allo IAT, l'ufficio turistico, abbiamo fatto un biglietto cumulativo per poter visitare sia la mostra dei fiori,
lavori che la Reggia con visite guidate, quindi è un grosso passo in avanti e è veramente un grande successo che è piaciuto e ha ottenuto tanti risultati. So che Colonna è sempre una fucina di iniziative, vogliamo ricordarne una imminente? Esatto, un'imminente è quella del Tortel Dolce che facciamo tutti gli anni, ogni seconda domenica di ottobre, è il nostro primo piatto della Bassa Parmense, che è un tortello da cuocere, consumare come primo piatto, e siamo sicuri poi di rivederti anche in quell'occasione. Verremo sicuramente, grazie Danilo e buona giornata e buona primavera. Grazie a te, vi aspettiamo numerosi, grazie. Allora, siamo insieme a Vitaliano Biondi, buongiorno. Buongiorno. Non può mancare mai in questi eventi importanti del territorio. Beh, non vorrei sembrare poi il pomodoro, no, che è sempre nel territorio, no. Comunque, ringrazio Danilo che mi ha chiamato, anche sono da 3 anni che sono il curatore nel Segno del Giglio qua a Colorno, no. Quest'anno la manifestazione prende la stura dalla nascita, i 100 anni della nascita di Calvino, quindi da lì è stato facile l'associazione. Calvino, il barone rampante, no? Questo famoso libro che ha scritto, questo Cosimo Piovasco di Rondò che sale su un albero e no, da lì non è sceso più, e quindi da questo fatto abbiamo avuto via libera per parlare di alberi, di foreste e tutto quello che riguarda il tema forestale. Esatto, diciamo la storia nella storia, perché poi anche il contesto in cui si svolge questa manifestazione è una vetrina veramente importante. Certo, questo è un luogo storico, no, che ha visto poi succedersi anche diverse trasformazioni del giardino, no? Cioè non ultima questa che poi gli è stata data con i parterre alla francese, insomma, quindi questa è una cornice straordinaria, no? che Colorno offre, insomma, credo anche unica in Italia, credo che sia assieme a quella di Orticolario a Como la cornice più bella che ci sia in Italia, quindi... Bene Vitaliano, grazie per queste piccole chicche di cultura. Ci seguiremo e ci sentiremo per la prossima. Grazie a voi, eh. Bene, siamo insieme a Lorenzo, ciao. Ciao. Allora, uno stand veramente particolare, oddio, un toccasana per coloro che danno molto fastidio alle zanzare, giusto? Certamente, infatti per questo abbiamo la pianta di zanzara, la catambra, che ha questa azione antirepellente appunto contro le zanzare. Ma è realmente efficace questa pianta? Certamente, noi siamo dei rivenditori ufficiali, questa pianta è stata brevettata e funziona. Quindi qualità-prezzo costa meno che lo zolferone classico? È molto cara comunque, perché essendo questa azione efficace viene pagata anche bene. Sì, però dura negli anni poi. Dura negli anni e è una pianta molto, molto rapida nel crescere, quindi sicuramente avrà successo. Come... Quindi un piccolo investimento per evitare tanti pungiglioni delle zanzare. Giusto? Certamente, e di estate poi dopo si godrà per quello, perché sono abbastanza fastidiose le zanzare. Va si bene. Può dire. Grazie, buona giornata. Grazie a voi. Allora, siamo in un giardino, anzi in uno stand giardino veramente meraviglioso, colorato, pieno di energia. Pieno di energia. Come ti chiami? Matteo Cagnini, ditta Zen Giardini. La nostra filosofia è fare giardini con l'acqua, con la musica, è una filosofia tutta orientale, particolare. Creiamo eventi particolari, eventi sempre comunque in stile Zen. È una filosofia tutta comunque che sicuramente sarà alla moda nei prossimi anni, sicuramente sarà lanciata. Sì, diciamo che gli occidentali stanno iniziando a entrare in questa mentalità nell'ultimo periodo, molto, c'è come una trasformazione. Sì, sì, molto, molto. E anche statue particolari che sicuramente non si vedono da noi. E poi abbiamo inserito anche l'abbigliamento, cose particolari, sempre nel verde, perché comunque tutto questo fa parte comunque del sempre non l'orientale, sì, però del discorso della natura. Rispettiamo il nostro pianeta. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie a voi. Buongiorno, cosa avete acquistato quest'oggi? Siete belle carichi. Di tutto, eh? Di tutto. Come ti chiami? Roberto. Cosa hai acquistato o cosa ti ha fatto acquistare tua moglie? Mia moglie niente, io solo questi papaveri per me. Per te. Per il resto è tutto suo, glicine, tamerici.
Quindi insomma anche tu hai un po' il pollice verde, via. No, io faccio quello che dice lei. Quindi sei il classico. Lei è bravissima, è paesaggista, organizza tutto. Io scavo, pianto, metto l'irrigazione. Ma sei fantastico, sei il marito ideale che sì, vorrebbero tutte le donne. Assolutamente, sì, sì, sì. Va bene. Io eseguo. Va bene, grazie, buona giornata. Grazie a voi, ragazzi. Allora, siamo qua proprio direttamente nella vendita di piante e fiori. Abbiamo il venditore, buongiorno, siamo Santo Gold. Allora, lei cosa propone quest'oggi? Erbacee perenni. Ce la spiega. Più che quest'oggi, da tutta la vita. Tutta la vita, allora. Che particolarità ha questa erba, anzi questi fiori? Allora, questo qui in particolare è un phlox di origine nordamericana, adatto alla mezz'ombra. Tipicamente coltivato per esempio ai piedi delle ortensie. Profumatissimo, gran colore. Si può tranquillamente gestire anche in balcone o richiede anche più anche in spazio. Balcone, ma non un balcone soleggiato, quindi un balcone su est o su nord. Okay. Quindi mezz'ombra oppure ombra luminosa. Perfetto, grazie. Prego. Di questa delucidazione. Prego. Allora, abbiamo comprato qualcosa quest'oggi? Sì, direi di sì, qualche fiore. Non si può non comprare nulla. Esatto, questa è veramente all'insegna della natura e soprattutto in questo caso dei fiori. A lei piacciono i fiori sicuramente? Molto, molto. Il suo compagno, marito, gli ne regala ogni tanto? Oppure ogni no? Tanto sì, ogni tanto li regala. Il suo fiore preferito? La peonia. La peonia. Invece oggi ho acquistato? Oggi ho preso dei fiori che non conoscevo e quindi mi sono fatta spiegare un po' come gestire. Esatto, come balcone gestire. O giardino? Giardino. Bene, per fortuna, insomma, esatto, hanno più spazio. Grazie e buona giornata. Di niente, a voi. Allora, quest'oggi nel segno del giglio siamo insieme, come ti chiami? Mauro Carboni. Mauro Carboni di Parma. Sì. Che ha la particolarità, pensate un po', è un chirurgo degli alberi. Dice, perché? Cosa fai tu con gli alberi? Li curiamo, noi è un'azienda che si chiama Equa, noi curiamo gli alberi, nel senso che li visitiamo come se fossero dei veri e propri pazienti, abbiamo degli strumenti che ci permettono di capire come se facessimo delle tacche alle piante, proprio delle vere e proprie tacche, e sulla base delle diagnosi che riusciamo a capire da questa indagine, riusciamo a capire, a fare una prognosi, quindi a dire quelle che sono le indicazioni perché queste piante possano stare meglio, quindi se la pianta va concimata, se la pianta va potata, se la pianta invece non c'è bisogno di fare nulla. In certi casi purtroppo ci sono anche situazioni in cui la pianta deve essere abbattuta. Soppressa. Ma tra le altre cose, le piante, qual è solitamente il male che accomuna le piante? Perché la pianta si ammala solitamente? Allora, il male più comune e più grave che possono colpire gli alberi è l'uomo. Quello è il responsabile maggiore delle patologie, l'uomo con gli interventi che fa sulle piante stesse. Sto parlando di capitozzature, quelle potature veramente, quelle violenze che non sono proprio delle vere e proprie potature che si fanno alla chioma, ma anche ad esempio gli scavi vicino a un tronco, vicino alle radici, lesionare le radici provoca delle lesioni che poi da cui entrano funghi che cominciano a mangiare la pianta dall'interno, fino a provocarne lo schianto in molti casi, proprio perché viene svuotata come un dente cariato. Ma è vero che alcune piante si aiutano tra di loro tramite le radici? Sì, si chiamano anastomosi, ci sono le piante, allora, sono degli esseri viventi a tutti gli effetti e parlano fra di loro, ma parlano anche a noi. Le piante ci comunicano tante cose. Se uno osserva una pianta, guarda tanto riesce a capire tanto degli alberi. Quindi le piante ci parlano, si parlano e comunicano fra di loro attraverso gli apparati radicali, ma anche attraverso probabilmente delle comunicazioni di natura di altro tipo che ancora non sono perfettamente chiare, ma sappiamo che c'è una comunicazione. Ti fanno capire anche la problematica che ci potrebbe essere in quel caso. Giusto? Beh, guarda, le piante, se uno osserva le piante e sa leggere quello che le piante sanno comunicare, può capire tante cose, può sapere la loro storia, da dove sono venute, quali sono i traumi che hanno subito, dove vogliono andare nello spazio, perché non è vero che le piante sono ferme, sono stazionarie in un punto, ma si muovono perché le radici vanno in una direzione, i rami in un'altra, quindi in realtà ti dicono proprio quello che vogliono fare. Essere viventi, quindi fate nota di questa particolarità, grazie di questa delucidazione e naturalmente buona fiera. Grazie mille a tutti voi. Allora, nel segno del giglio è anche Takeaway, vero? Come ti chiami? Martin. Martin, allora voi avete un servizio speciale gratuito per cosa? Offerto, non è esattamente gratuito. Offerta libera? Offerta libera. Ok, dov'è l'offerta? Venga, lei ha offerto qualcosa, lei? Ora no, vediamo. Ok, però no, non vuole farsi filmare, però
Mi dica la verità, quanto lascerà di offerta libera questo giovane? Qualche cosa, quindi secondo me non ti va troppo bene a parte questa. Quindi è un bel servizio, anche perché tante persone portano tantissime cose meravigliose da questa fiera e ovviamente non possono trasportarle a mano, quindi certo, c'è bisogno della carriola. E tu sei il non lo so, cariolista, cariolaro. Cariolaro, va bene. Allora io ti saluto, ti auguro buon lavoro. Grazie. E in bocca al lupo per la mancia. Grazie mille, buona serata. Art on Gesso, l'arte nel cartongesso. Siamo specializzati nell'utilizzo del cartongesso per valorizzare interni ed esterni, con cura e materiali di alta qualità, finiture di prestigio e raffinata modernità. All'interno del centro commerciale Emilia Est 2000, in via Pasini 1/8, trovi il Conad Colorno. Proponiamo quotidianamente freschezza e qualità, con cortesia e un sorriso. Conad, persone oltre le cose. A Colorno, provincia di Parma, Euroverniciatura SRL. Verniciature industriali, finiture di interni ed esterni, con qualità e stile che ci contraddistingue da 20 anni. Non esitare a contattarci, visita il nostro sito. A San Polo di Torrile, farmacia Cordero. Eseguiamo prenotazioni CUP, ECG, Holter cardiopressorio, analisi di prima istanza, tamponi rapidi, foratura dei lobi, attivazione speed. Troverete professionalità, disponibilità e cortesia. Rieti SRL, a Parma e provincia. Si occupa di tinteggiatura, opera di cartongesso, controsoffitti, isolamento acustico, pareti e divisorie. Inoltre, ristrutturazione appartamenti con il servizio chiavi in mano. Trattamento antimuffa. Contattaci. Per qualsiasi esigenza, in fatto di servizi funebri e di organizzazione, rivolgiti alle Onoranze Funebri Cavalier Alberto Rossi. Ci trovi nelle sedi di Colorno o nell'agenzia di San Genesio Bocchi Rossi a Brescello. Studio dentistico Elezi, un pool di giovani professionisti da oltre 10 anni, garantisce l'eccellenza in tutte le branche dell'odontoiatria, dalle cure ai più piccoli alle protesi e implantologia per i più grandi. A Colorno, pasticceria gastronomia Tedoldi, pasticceria di produzione propria, bar, birreria e nelle serate del fine settimana, eventi con musica dal vivo o DJ. Veniteci a trovare. Di sapori squisiti, siamo della stessa razza, togliamoci la corazza. La domenica in pazza, non è tutti in piazza.